Nuovo colpo di scena nella battaglia sulla fondazione Mida e su chi ricoprirà il ruolo di presidente da febbraio, da quando ovvero scadrà la presidenza di Francesco Antonio Dorilia. La provincia ha infatti nominato Edoardo Scotti, ex giornalista di Repubblica ed elemento di spicco della cultura salernitana, nel consiglio di indirizzo. Prende il posto nel tassello provinciale di Alessandro Carrazza, che fu nominato da Iannone. Sul ruolo della presidenza di Mida si è scatenata una lotta per la successione o conferma. I sindaci di Pertosa, Domenico Barba e Auletta Pietro Pessolano, le scorse settimane, ricordiamo, hanno scritto una lettera alla regione per chiedere che venga cambiato lo statuto della fondazione per avere più peso nelle scelte sulla presidenza e sul direttore dell'ente che gestisce la grotta di Pertosa Auletta, i due musei e altre attività. Questo cambio di ruolo con Edoardo Scotti nel consiglio di indirizzi, quindi con una persona più vicina alle idee dell'attuale presidenza della provincia, rientra, anche se non verrà confermato di certo dai diretti interessati, nella partita a scacchi per la scelta del nuovo presidente, ricordando che il bilancio di Mida è passato per un soffio, o meglio, perché pur se Pessolano, sindaco di Auletta, aveva i numeri per bocciarlo, non lo ha fatto. Tutto rientra in questa partita di scacchi. Per il ruolo di presidenza sono diversi i nomi, oltre allo stesso Dorilia. Potrebbero aspirare alla poltrona della guida di Mida l'ex sindaco di Pertosa Michele Caggiano, l'attuale presidente della Focesele Tanagro Antonio Briscione e ancora se ne è interessato anche l'ex sindaco di Padula Paolo Imparato, prima delle elezioni amministrative di Padula, e ovviamente potrebbe arrivare qualche nomination anche da Auletta. Non solo, della guida di Mida se ne sono interessati anche i politici della provincia di Salerno e anche della regione Campania. È un posto ambito e questa battaglia politica istituzionale lo dimostra.